Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Super Liminal, un gioco presente solo a quanto pare su Epic Store ed è uscito da pochissimo. Il gioco costa 13,99 euro ed è veramente, non dico propriamente innovativo, però è veramente simpatico e gioca tutto sulla prospettiva, ma detto così vuol dire tutto o niente. Lo andiamo a provare nuovamente dall'inizio. Il gioco è in italiano. Do you find yourself prone to Leggiamo che paralyzing cosa massive dice. dilemmas or for allowing the smallest problems to get blown Sì, qua through parla dei as problemi che li proportion lasciamo magari a volte at the Pearce ingigantire. Institute E qui c'è l'Istituto Pearce, Somnoscope tecnologia technology somnasculta, provides terapia del sogno rest sicura ed and comfort efficace. of action. E quindi si va in questa clinica e si dorme bene, si risolvono tutti i problemi, tutti i problemi, l'ansia, la nostra capacità di ingigantire oltre misura i nostri problemi. Questa musica rilassante e questa grafica che comunque non fa gridare al miracolo, ma è senz'altro funzionale per quello che deve fare. Ma adesso andiamo a divertirci un pochino insieme perché ci vorrà un attimino per capire esattamente che cosa dobbiamo fare, ma ovviamente qua abbiamo firmato i termini di servizio e ce ne possiamo andare. Vabbè, non si possono leggere i termini di servizio, ma ci fidiamo come facciamo sempre quando accettiamo una qualsiasi cosa, mettiamo una qualsiasi spunta. Ora, che cosa possiamo fare? Non lasciatevi tradire perché qua non ne riusciamo a passare, ma vedete che è un problema di prospettiva alla fine, perché se noi prendiamo questo, vedete che alla fine risulta, lo riappoggiamo se vogliamo e riusciremo già a passare, però vedete, giocando con la prospettiva diventa tutto tremendamente diverso. Ecco qua. Percezione e realtà raccogli. Eh sì, infatti se noi adesso prendiamo questo, vedete che adesso probabilmente no, però vedete che è già ingrandito. Prendiamo così, andiamo lontano. Possiamo anche ruotare, se non ricordo male, sì, l'oggetto, vedete, lo possiamo mollare e abbiamo giocato con la prospettiva. Poi, diciamo, su quello che è il Terms of un service gioco accepted. come The Talos Congratulations on Principle, falling asleep. riprende Welcome un to pochino Somnascope. quei Your principi progress di may be portale, monitored by oltre cui non qualified possiamo specialists. portare gli oggetti, This quindi orientation will adapt you to eyelids, vabbè. our interactive lucid induction dream Va state in bene, which cosa you dobbiamo retain fare full qui? consciousness and control. Sì, infatti vedete che qua ci sono gli altoparlanti su. Allora. Che dobbiamo fare qui? Dobbiamo spostare le cose. Eccoli. E dobbiamo cercare di capire. Ok, direi che questa è della dimensione giusta, poi possiamo andare a saltare e ce ne possiamo andare. Opa, ok. Ora, vedete, questo è quello che vi dicevo. Qui dice nessun oggetto all'interno della stanza, infatti non possiamo entrare con un oggetto. Tuttavia, dobbiamo trovare un modo per portare un oggetto qui dentro, appoggiarlo lì e procedere oltre. In questo caso non mi ricordo, ma potrei aprirlo, infatti, prenderlo e metterlo qua. Anche qui se abbiamo giocato con la prospettiva. Ora, a questo punto dobbiamo superare quella zona lì, quindi che fare se non prendere questo? Magari, non lo so, vediamo, giocare un po' con la prospettiva, il fatto che comunque è sempre più grande questo coso, e magari cercare un modo di farlo diventare di una dimensione intermedia per poterlo piazzare qua, ok, e andarcene. Anche in questo caso con successo. Allora, figo questa Confirmed. You can move prospettiva. freely, interact with surrounding Congratulazioni per objects, essersi and listen to addormentato. Può messages from muoversi your in totale libertà e patient care team. interagire con oggetti. Allora, Please la cosa note che that I non am so the dirvi standard di questo. orientation protocol, and that Ah, my la voice voce è has stata been scelta explicitly appositamente per chosen to ricordarle che non remind faccio you that parte I della am squadra not a part of your assistenza. patient care Ok. team. No, I do dicevo, not la care. cosa che non so dirvi purtroppo è la durata del gioco. Perché. Ok, l'ho fatta. Perché non l'ho giocato tutto, l'ho giochicchiato all'inizio, diversi giorni prima che il gioco uscisse, e l'ho trovato subito veramente interessante. Ok, allora vediamo un po'. Mettiamola. Cos'è un. Il formaggio.
Direi ancora un pelo, perfetto, forse ce la facciamo. Olè, perfetto. During Sono andato bene, idleness, you poi. will lose the ability to awaken suddenly due to Allora, non potrò realizing that this svegliarsi is a dream. all'improvviso. Ok, questo è Evidence. I tutto have un already sogno informed che you ci that this is a aiuterà nella dream. nostra You terapia. did not wake up. Ovviamente adesso possiamo prendere Please questo complete the e remaining andiamo orientation a activities. minimizzare. Possiamo. Cosa possiamo fare qua? Un bel niente. Sì, lo possiamo andare a mettere qui dentro. Scusate, ma se io vado lontano, lo porto qua vicino, mi diventa piccolissimo. Quindi lo posso appoggiare. No, 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 no. Devo capire bene. Ok. Abbiamo risolto il problema. Andiamo avanti. Allora, io direi che questo lo possiamo prendere e portare magari un pelino più lontano, portare di sotto all'interno, però qua non è sufficiente, quindi dobbiamo capire esattamente, ok, come fare. Ok, molto bene. Sto andando sparato perché comunque lo so già fare, All environments perceived però during eyelids should anche qui reflect a potremmo typical mental state. giochicchiare con If you questa believe your cosa, mental no? state was compromised by somnascult, No, please però possiamo provide a fare un gioco comprehensive di questo rational tipo, explanation cioè in your andare a metterlo post-procedural survey. qui, prenderlo Completed surveys may be eligible for a e gift card. buttarlo. No, scusate, di qua, ok, e buttarlo di là a sto punto. No, come si fa? Non si può lanciare. Quindi, ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Se fosse incastrato lì avremmo fatto il giro e saremmo andati oltre. Io non so, ma c'è un qualcosa in tutto questo che mi ricorda anche un pochino Prey, la fase iniziale dei test. E c'è un'altra cosa che invece mi ricorda anche Half-Life. Non so perché, saranno queste voci dall'esterno, insomma. Vabbè, iniziamo. Oh, primo puzzle un pochino complicato. Allora, qui no. Aha. Qui sembrava complicato, ma in realtà possiamo prendere qui. No. Allora, perché? Perché da qui forse possiamo interagire con quello, no? Però. Ah, no, ho necessità di far diventare questa cosa veramente grande. Oh, sì, questa necessità di. Allora, vediamo un po'. La prendo così. Se vado qua lontano, mi diventa più piccola. Devo farla diventare enorme. Con la prospettiva, quindi così. No. Non sono davvero sicuro di quello che sto facendo, per la verità, perché non posso prendere l'oggetto da qui, ma devo per forza, non posso neanche prenderlo da qui, devo proprio interagire con questo. Volevo capire se posso ruotarlo solo così. Ma eccolo lì, ok, adesso è diventato enorme, quindi lo sposto. No, adesso è diventato già piccolino. Ok, no. Si vede che io no, non avevo ancora giocato questa parte qui. Potrei fare una cosa. Così. No, volevo capire come ruotarlo
in verticale, ma non so, non sono sicuro che si possa fare. Adesso continuerò a fare dei tentativi. Devo prenderlo molto vicino e giocare con questa cosa. Ok, così. No. Ok, così. No. Così. Perfetto. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Adesso non voglio stare qui a mostrarvi di tutto e di più, perché alla fine è giusto che poi 14 euro, 13,99 ve lo giochiate un pochino anche voi. Però continuiamo, dai, ne facciamo ancora uno, cercando di capire. Allora, l'invito ad entrare al raggiungimento dell'ultimo portale. Ok, si può staccare questo? No, non si può staccare. Però non riesco a capire. Ma... Ah, ok. Si può prendere qualcosa da qua? No. Eppure non mi torna qualcosa. Cioè, lì c'è un... Ah. Ok. Tac. Però non ci faccio niente con questo. Che alla fine arrivo qui e non posso fare nulla. Quindi dovrei dare un'occhiata da un'altra parte se c'è qualcosa. È veramente originale anche il fatto che comunque si debbano scoprire le cose. Tipo io prima quel cartello lì sopra la porta l'avevo visto per caso, quindi non lo so onestamente che cosa si possa fare qui. Non ne ho idea. Ma forse, non lo so, si può passare da sopra? Boh, proviamo. Adesso devo ancora familiarizzare bene con... Ok. Ah, ecco. Fantastico. Abbiamo capito subito come funzionava. Interessante anche questa cosa del sogno, veramente molto bella. Una bibita. È brutta questa cosa che fa dun dun dun. Eccolo lì. Sto cadendo, probabilmente mi sto svegliando e c'è un caricamento. Sì, con questa barra che si carica all'infinito in questo modo, vabbè. Ok, ci siamo svegliati. Che cavolo succede? Sweet B. Vabbè. C'è la sveglia è quella che si vedeva anche nel trailer. Ok, suite, private. Cioè, mi fai tirare l'antincendio? Vabbè, mando un po' in crisi. Ah, oh, ho preso una lattina. Io la tengo, non si sa mai. È ancora valida questa cosa del... Sembrerebbe di sì. Ok. Non provo neanche a aprire le porte perché immagino che... Lì c'è l'uscita, qui va avanti ancora, io provo ad andare nell'uscita. Spingi per aprire. Ok. Ma. Ok. Ah, ok. L'uscita è stata temporaneamente spostata. Va bene, allora io lascio libera le porte. Attenzione, cos'è quella prospettiva? Sembra uno specchio. Ah, ecco. Ok. No, ma non si può uscire qui. Però sono saltato sopra questa prospettiva qui. Va bene, dai. È interessante. Anche qui va avanti. Questa è un'uscita finta, no, un'uscita vera. Uscite di là. Ok.
figo, ma tremendamente figo sto gioco. Rilassante. Sì, guarda, io quello che posso dire, vabbè, qua va in cerchio, quindi non c'è un'uscita, è una cosa finta, anche se in realtà io vedo che dietro c'è qualcosa, quindi sembra essere un set di cinematografico. Proviamo a capire adesso come fare. Vediamo se posso fare qualcosa. Voglio fare una passerella. Opa. Per provare ad andare oltre e vedere che cosa c'è. Oltre cosa c'è. Posso ruotarlo. Solo così. Ok. Molto bene. Perfetto. Potresti appoggiarlo lì. E però qua no. Ma no, io voglio girarlo in su. Mettiamo così. Ok. Voglio vedere cosa c'è dietro. Ah, infatti, tutto finto qui. No, stavo dicendo che a me piace molto. Hello. Attenzione, sono il dottor Glenn Pierce e vorrei parlarti quanto tu sei speciale. Mamma mia, ragazzi. Così speciale, in effetti, che non abbiamo idea di dove tu sia. Non preoccuparti, ci stiamo lavorando. Ah, ok. No, volevo dirvi che giochi come questo, come The Talos Principle, sono fighissimi per il fatto, non tanto per il fatto dei puzzle, ma per il fatto che e magari vi state un pochino annoiando, non avete voglia di iniziare il vostro gioco, quello complesso di ruolo, così, ma volete far andare un pochino la mente, che vi fa solo bene, cioè non che siete voi, nel senso, mi rendo conto anch'io che far andare un po' ogni tanto le mattonelle grigie, insomma, non è male. E questo è un gioco lì che potete fare. Qua mi viene in mente come si chiama, Detroit Become Human, quando bisogna fare una roba simile. Dovremmo poter. Ok, infatti. Questo. O sono iper intelligente io, o semplicemente ho tutto culo. Va bene, andiamo avanti. No, adesso mi rendo conto che vi sto spoilerando tanto. E quindi adesso abbiamo cambiato la meccanica di gioco, infatti dobbiamo andare a far combaciare le figure con l'ambiente, quindi adesso io non voglio più complicarvi la vita, cioè complicarmi la vita, e soprattutto non voglio spoilerare a voi quello che è la fine del gioco. Quindi io chiudo qui, fatemi sapere, ovviamente non mancate come al solito di farmi sapere che cosa ne pensate. Superliminal sembra veramente un gioco figo, davvero ben fatto, lo trovate su Epic Store e costa 13,99 euro. Ovviamente vi ringrazio per la visione e come sempre ci vediamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, ciao ciao.